La giornata di oggi e questa iniziativa in particolare risulta molto importante, se vogliamo, succedanea a ciò che già fa il Ministero della Salute in termini di diagnosi e presa in carico dei pazienti affetti da patologie oncologiche alla mammella. Oggi il tema qual è? Da un lato un 88% di risoluzione del problema nei 5 anni della diagnosi di tumore alla mammella, da un lato, ma guardando il bicchiere mezzo vuoto, un 12% di donne che evidentemente purtroppo muoiono nei 5 anni successivi alla diagnosi e che probabilmente sono quelle donne che oggi non hanno diagnosticato per tempo la patologia. Iniziative come queste pongono al centro la importanza della prevenzione, pongono al centro l'importanza di poter svolgere, dover svolgere delle indagini diagnostiche cadenzate e annuali, a seconda ovviamente dell'età che si ha, soprattutto rilanciare con forza il tema della prevenzione in generale. Oggi noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che si tiene in piedi se riusciamo a far diagnosticare e quindi non conclamare delle patologie e quindi curare meglio gli italiani, però come effetto collaterale indotto diretto, curandoli meglio, non conclamando sintomi, quindi non ospedalizzando e quindi non facciamo spendere il sistema sanitario nazionale pubblico e quindi rendiamo sostenibile lo stesso in una popolazione che invecchia, siamo secondi al mondo soltanto al Giappone per longevità e quindi l'importanza della prevenzione è quella, ripeto, di cura ma anche di sostenibilità del nostro sistema.